La Regione Piemonte, nell'intento di investire nelle risorse umane e valorizzare i giovani che si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico, ha ritenuto di dover premiare le eccellenze scolastiche, destinando un premio annuale non monetario di valenza culturale agli studenti che si sono maggiormente impegnati nell'ultimo biennio delle scuole secondarie e superiori. Oggi abbiamo consegnato i premi per i ragazzi definiti dalla legge 28 come eccellenti. La legge 28 sul diritto allo studio, approvata dal Consiglio regionale sul finire del 2007, prevede appunto un premio per riconoscere i ragazzi che hanno avuto una valutazione di 100 centesimi con lode all'esame di Stato. 182 ragazzi su una popolazione studentesca di circa 154.000 studenti è una percentuale sicuramente molto importante, e questo testimonia come la scuola sappia innanzitutto tenere in considerazione quei ragazzi che sono particolarmente dotati all'interno delle proprie classi, del proprio sistema scolastico, ma sappia anche accompagnarli. E l'augurio che oggi abbiamo voluto formulare a loro è di saper mettere a frutto quanto hanno sviluppato, e quindi, come dire, cercare di sfatare il principio che chi è primo a scuola non è primo nella vita, ma in realtà un modo per riconoscere che chi è primo a scuola possa anche raggiungere grandi risultati nel percorso della propria vita professionale. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato la presidente Mercedes Bresso, il comico e conduttore Beppe Braida, il direttore del centro ricerche Fiat Gianni Morra, il calciatore della Juventus Claudio Marchisio e le squadre femminili del Torino Calcio e del Torino Rugby. Manifestazione in cui abbiamo dato dei premi alle eccellenze del Piemonte, cioè ragazzi che hanno ottenuto i migliori risultati, e avevamo qui degli sponsor, tra cui questa ragazza che è di una squadra del Torino femminile. Torino femminile di che cosa? Calcio. Calcio, sì, sì. Calcio. Ecco, una giovane calciatrice, speriamo che sia anche una brava studentessa. E qui abbiamo premiato tutti i migliori. Ogni anno faremo così, mi pare una cosa importante per incentivare lo studio e aiutare i nostri ragazzi a essere sempre migliori. In fondo, premiarli vuole anche dire incentivare un po' di sana competizione, come avviene nel campo dello sport.